Il soggetto di Rosh Hashanah non è semplicemente Rosh Hashanah, che è un nuovo inizio, ma decide anche questo inizio dove vai, dove andrai, a qualche direzione tu prenderai, cosa avrai, fin quanto tu avrai successo nella via del bene o nella via del male. Speriamo di no, che ha fatto una cosa buona, un atto buono. Tutto il mondo, vuol dire tutto il mondo suo, lui decide per il merito, speriamo che Dio ci protegga, se ha fatto qualcosa di male, se ha deciso la via del male, direzione del male, allora lui andrà verso la direzione che non è buona. Per questo è così importante per noi all'inizio dell'azione nuova di controllare noi stessi e di chiarire le situazioni, di ricevere la direzione corretta. La direzione corretta non è che bisogna vedere lontano da noi, la direzione corretta si trova nella connessione tra di noi, nel punto centrale della nostra connessione. Questo è quello che noi in realtà dobbiamo vedere. Là è la connessione, la direzione. Adesso dobbiamo essere attirati, dobbiamo arrivare là. Beato chi, colui che fa se stesso, indirizza se stesso a questa direzione, così noi ci avanziamo, aiutiamo gli amici uno all'altro, tutti a tutti, con Arvut, con garanzia reciproca, di arrivare alla connessione che in esso noi tutti noi ci connettiamo con un unico uomo, con un unico cuore, e che avremo in questo tanta fortuna, tanto successo e aiuto da sopra.